Un'altra possibilità offerta dalle slide è quella di poter mettere due slide all'interno di una terza slide. Creiamo una slice chiamata numeri dispari, uguale, sempre di numeri interi. Qui mettiamo i nostri numeri dispari fino al 10, 1,3,5,7,9. Ne creiamo una chiamata numeri pari, anch'essa di numeri interi. Mettiamo i numeri 2, 4, 6, 8, 10. Creiamo una terza slide chiamata solamente numeri. Creiamo due quadre in quanto è una slide che deve contenere altre slide. E qua inseriamo numeri dispari, virgola, numeri pari. Proviamo a stampare, guardiamo cosa ci dice. E come vedete, ha inserito le due slide nella terza slide. Ora mettiamo di voler ottenere il numero 4, possiamo dirgli che dobbiamo andare nella slice alla posizione numero 1, quindi questa è la 0, questa è la posizione numero 0, questa la seconda è la posizione numero 1, quindi inseriamo 1 per avere il numero 4, quindi contiamo da 0 a 1, quindi il 4 nella posizione 1 della slice nella posizione 1, stampiamo e otteniamo il numero 4. Se vogliamo ottenere invece il 3, mettiamo 0, quindi la slice nella posizione 0 e il numero all'interno della slice nella posizione 0 alla posizione 1, che è il 3. Ovviamente anche qui vale lo stesso discorso, se vogliamo utilizzare i numeri che sono nella posizione dalla 1 alla 3, basta che mettiamo 1, 2 punti, 3 e otteniamo appunto il 3 e il 5. Per avere il 4 e il 6 qua nella prima quadra, appunto, diciamo slice in posizione 1 e otteniamo il 4 e il 6. Ora proviamo ad andare a misurare la lunghezza della nostra slice numeri e ci ritorna 2 perché appunto le slice sono 2. Proviamo invece a misurare la dimensione della slice 0, guardiamo cosa ci dice. Ci dice che è appunto 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ovviamente lo stesso dicasi per la slice 1. Ora ammettiamo di voler aggiungere un numero alla nostra slice numeri dispari. Ovviamente, vabbè, potremmo farlo direttamente qua nella slice numeri dispari, ma proviamo a farlo in una slice già formata. Quindi cancelliamo un attimo il nostro FMT e scriviamo numeri posizione 0 uguale append numeri slice in posizione 0, virgola, e gli aggiungiamo l'11. Proviamo ad andare a vedere cosa succede. Numeri, stampiamo e come vedete ha aggiunto il numero 11. Quindi se vogliamo aggiungere il numero 12 alla nostra slice dei numeri pari, non ci basta che aggiungere l'1 in questi, quindi lo
aggiorna la slice nella posizione 1 e magicamente è stato aggiunto il numero 12. Ora proviamo un po' a sparigliare le carte e proviamo a mettere, prima di passare le due slice alla slice numeri, proviamo a mettere nella slice dispari la slice pari. Per farlo ci affidiamo sempre ad append, quindi facciamo numeri dispari uguale append numeri dispari, virgola, numeri pari seguito da tre puntini e proviamo a stampare e come vedete nella nostra prima slice ha aggiunto alla serie dei numeri dispari la serie dei numeri pari. Ovviamente possiamo fare anche l'inverso, numeri pari uguale append numeri pari virgola aggiungi numeri dispari, puntini, tre puntini e ecco qua. Ma come vedete, certo, ovviamente come vedete qua in realtà i numeri pari si ripetono due volte per il semplice fatto che abbiamo prima aggiornato numeri dispari, quindi ha preso questo valore. Già con già inclusi i numeri dispari, cioè i numeri pari, scusate. E ovviamente, come vedete, con le slice, cioè, si possono fare mille combinazioni. Ovviamente noi abbiamo usato i numeri, ma possiamo usare anche le stringhe perché è una slice. Facciamo un breve esempio. Creiamo una variabile città. Diciamo che deve essere una variabile stringa Milano, Torino, Roma, Napoli. E ovviamente possiamo creare anche qua slide combinate, magari questa la chiamiamo città italiane, questa la chiamiamo città francesi, anche se a me i francesi non stanno tanto simpatici. Parigi, Lione, Marsiglia, un'altra città francese, Bordeaux, credo si scriva Bordeaux. E ora proviamo. Creiamo una slice chiamata città europee, due punti, quadra, quadra, string, città italiane, città francesi, metti print and then. Ovviamente volendo la slice città europea possiamo popolarla anche tramite un semplice loop, quindi cancelliamo questo, facciamo un make
string lunghezza 10, dimensione 10, lunghezza 8, sono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Possiamo limitarci a 8, quindi. Ora facciamo un for i uguale, creiamo un ciclo loop. Per prima cosa loopiamo le città italiane, quindi punto e virgola i deve essere inferiore a città italiana, punto virgola, i si deve auto incrementare. Facciamo prima un fmt println per vedere che il nostro loop sia corretto, italiana, e la posizione la facciamo scegliere a lì. Proviamo run undefined città italiane, giustamente perché bisognerebbe imparare a battere con la tastiera. Città francese dichiarato ma non usato. Ok, intanto indentiamo un attimo città francesi che per ora non ci serve, e probabilmente indentiamo anche città europee perché attualmente non ci serve e il buon Golang non vuole che si usano. Città europee lo stavamo usando, però intanto lo indentiamo perché. Ok, Milano, Torino, Roma, Napoli, quindi il nostro loop funziona. Riattiviamo la nostra stringa di città europee e andiamo con il nostro loop, quindi città europee, uguale append città europee, virgola città italiana, posizione. Qua sotto dopo il loop andiamo a stampare città europea per vedere se ha preso la nostra città italiana. Vediamo se non ho fatto errori di battitura, vediamo se è tutto ok, proviamo. Ok, Milano, Torino, Roma, Napoli. Come vedete qua lascia uno spazio per il semplice fatto che voglio mettere 0 qua, vediamo cosa succede. Ok, Milano, Torino, Roma, Napoli. Ora andiamo a passargli le città francesi. Quindi città francesi, questo fmt qua non ci serve, questo non ci serve, francesi, città, proviamo a vedere che succede. Indefinito città francesi perché l'avevamo indentato prima. Ok, Milano, Torino, Roma, Napoli, Parigi, Lione, Marsiglia, Bordeaux. E quindi siamo riusciti a popolare larghe città europee tramite il loop di città italiane e città francesi, e quindi abbiamo messo tutto dentro un singolo array, una singola slice.